Buongiorno a tutti, benvenuti al Festival di Informatici Senza Frontiere, che quest'anno si intitola, scusate un problema tecnico, si intitola Voci dal futuro, c'era una volta il digitale. Oggi abbiamo il piacere di, in questo evento abbiamo il piacere di avere con noi Maurizio Napolitano, che ci parlerà delle mappe digitali, intese come strumento a supporto della didattica, che ci può mettere in contatto materie diverse, o ci può aiutare nel costruire un nuovo tipo di didattica. Tutti voi potete commentare, fare domande con un classico strumento del canale YouTube, che vi invito assolutamente a fare. L'evento viene comunque registrato e poi potrete vederlo anche offline, e invito tutti anche a girare il link a tutti i vostri conoscenti che possono essere interessati a questo evento. Lascio la parola a Maurizio Napolitano, che ringrazio per essere presente al festival. Grazie Marco, ciao a tutti, Maurizio Napolitano, come vedete Fondazione Bruno Kessler. Mi fa molto piacere partecipare a questo evento, soprattutto mi piace il tema C'era una volta il digitale, perché è una cosa su cui io continuo a spingere sul fatto che dobbiamo capire che il tema digitale non fa altro che proseguire la nostra vita, fa parte del nostro quotidiano. Come vedete, la proposta è creare unità didattiche con mappe digitali. Ho scritto antiche e moderne perché quando uno si dice digitale pensa già che la mappa sia moderna, però è anche come recuperare la storia che c'è sulle mappe. L'idea iniziale era quella di vedersi assieme, però purtroppo questo non è possibile. Sono a casa mia in questa situazione e ho qualche problema di location, ma direi che siamo a posto. Allora, partiamo con questa cosa qui. Quello che ci aspetta nei prossimi 45 minuti è un percorso, e ho pensato di ragionarlo proprio in questo modo qua, un percorso di strumenti ed idee per utilizzare mappe che possiamo usare per insegnare. Conosceremo questi tool che vedete sotto, Mapworker, UMafitpay, SAP Collect, parole che magari adesso fanno un po' paura, ma che in realtà nell'insieme del tutto vi sembreranno una cosa tutta naturale. E da come parto? Beh, parto da questo ragazzo qua che qualche anno fa scriveva quella frase. E mi piace parlare di questa persona, di Cesare Battisti, soprattutto per quello che è stato come geografo. Dato che io in FDK dirigo una piccola comunità che si chiama Digital Commons Lab, che si occupa di beni comuni digitali, e fra questi OpenStreetMap, che è un progetto in cui, come Wikipedia, si raccoglie la conoscenza ma si fa la mappa del mondo, e sono molto legato al mondo della geografia e anche al mondo dei dati. E questa immagine qua, quella frase che trovate lì di più avrei potuto fare, specialmente nel campo statistico, se non ci fosse il nostro paese nei privati, negli enti morali, una tal quale ritrosia, confidare al dominio del pubblico dati, fatti e notizie, è un tema per me molto importante, perché è quello dell'accesso ai dati. Quando ho trovato quella frase, che l'ho fatta mia, sono andato a capire meglio che è successo lì. Beh, questa frase l'ho trovata grazie a questo libro, Il Trentino, un libro che, grazie alla Biblioteca Comunale di Trento, con un'attività legata a usare il servizio di volontario civile a fini digitali, quindi trasformare, di portare online i contenuti della biblioteca, ho avuto accesso a questo libro qua. Certo, era anche più bello fisicamente, ma la storia è arrivata in questo modo qui, proprio perché collaboravo proprio con la biblioteca comunale, con Eusebio Parrotto, e dentro il libro ci sono queste mappe. E quando andiamo a guardare, c'è la mappa dei dialetti, la mappa della divisione amministrativa e densità di popolazione, la mappa dei terreni coltivati e non coltivati in Trentino, prati e pascoli, e ci sono tante informazioni. E le mappe, non c'è ombra di dubbio, sono uno strumento efficace per raccontare. Raccontare cosa? Beh, storia, economia, società, ambiente, mobilità. Se date in mano una mappa a una persona, questa persona aumenta la sua conoscenza. Sembra un po' strano, no? Perché se io vi do l'elenco degli alberghi di Rovereto e ve lo do su una tabella, non ha la stessa efficacia che darvelo con una mappa, perché vediamo dove sono, sappiamo come raggiungere, vediamo cosa c'è intorno e aumenta la nostra conoscenza. Quindi storia, economia, società, ambiente, mobilità, ma vedete puntini puntini, sono temi importanti che affrontiamo a scuola. E quali sono le competenze, le materie che andiamo a imparare? Beh, la geografia sicuramente, ma anche la matematica. Perché la matematica? Perché quando prendo una mappa, beh, se siamo tutti d'accordo, perché non tutti sono d'accordo, che la Terra non è piatta, sappiamo che c'è un problema della rappresentazione. E anche lì, nel momento che la rappresentiamo, iniziamo a parlare anche di assi cartesiani, parliamo di matematica, di geometria. Ma poi c'è anche questa parte qua di disegno, di arte, perché quello che c'è disegnato sulla mappa è molto potente. C'è anche il modo con cui scelgo questi colori, come li rappresento,
che danno energia a questa mappa, la fanno comunicare, infatti la parte dopo è comunicazione, ma non basta soltanto questo, ci porta a fare un viaggio su analisi dei dati, visualizzazioni, e anche perché no, sviluppo web, quindi dalle mappe possiamo costruire all'interno della didattica un sacco di storie, costruire della interdisciplinarietà. E sempre partendo da quel libro, oltre a quella frase lì e le mappe che avete visto, c'è stata quella mappa, quella che vedete qua sulla destra, che mi ha colpito tantissimo, perché è Trento nel 1915. Come vedete, queste informazioni si trovano su Wikisource, quindi sono disponibili a tutti. Beh, quella mappa lì mi sono detto, beh, quella mappa lì rappresenta la mia città. E più o meno la forma c'è, no? Perché vedete la posizione del fiume, che al tempo non era ancora stato deviato, vedete la posizione d'Ostrento, vedete il centro storico, quindi, come vedete, la rappresenta. E perché allora non posso cercare di far diventare quella mappa che prima era un foglio di carta, che adesso è diventata in digitale grazie al lavoro che è stato fatto dalla biblioteca comunale, a georeferenziarla? Ossia, dire quali punti che sono su quella mappa appartengono alla realtà. Quindi come fare a fare in modo che questa mappa sia sovrapponibile a quella che ho qua sulla mia destra, per poi poter vedere come è cambiata la città in un secolo. E infatti questo è quel che è successo. Quello che vedete, questa macchia che si sposta, fa vedere com'era la città un secolo fa. E già qui mi permette di raccontare qualcosa, delle storie che mi sono state raccontate. Si diceva che il fiume è stato spostato, l'hanno spostato molto prima di questa mappa, però già in questa immagine che vedete passare in mezzo c'è un torrente che invece è stato coperto, ma ci sono tantissime storie che posso recuperare soltanto guardandola. Come ho fatto a fare questo lavoro? Bene, sono partito da un'applicazione che si chiama MapWarper. È un progetto open source, è nato dalla New York Public Library, dalla Biblioteca Comunale di New York, con l'idea di recuperare tutto quello che era il materiale cartografico della biblioteca e renderlo digitale, ma renderlo digitale nel modo che vi ho fatto vedere, cioè sovrapponibile a una mappa, comparabile con altre mappe. Per fare questo si va sul sito, ci si registra e si inizia a compilare questa scheda di metadati. Beh, anche questo è un lavoro in cui delle persone, degli studenti devono imparare a aver cura sugli archivi. Caricata la mappa, appare questa interfaccia dove io non faccio altro che prendere i punti che sono sulla mappa e metterli nella mappa che è la mia destra, in questo caso la mappa di OpenStreetMap, e vedere come si piazzano. Allora a quel punto io inserisco i punti nelle zone di interesse, a un certo punto premo su quel bottone che è Warp Image, e quel bottone che è Warp Image cosa fa? Mi sovrappone la mappa, me la trasforma, la modifica in modo che sia riutilizzabile, talmente riutilizzabile che a quel punto, eccola lì, quella mia mappa che è sovrapponibile. E una volta che l'ho sovrapposta, cosa posso fare? Beh, sulla funzione di esportazione ci sono vari formati. E qui parliamo un po' di informatica, parliamo di dati, parliamo del riuso. Ci sono tante cose che possiamo imparare da qua, su cui possiamo costruire una lezione per insegnare ai nostri ragazzi come capire tutte quelle parole che ci sono sotto, su cui adesso non voglio spendere troppo tempo, se non su un due. E partirò dalla prima, questo download KML. Vuol dire che quella mappa lì, se io la scarico, come per magia la posso caricare su Google Earth. Ed ecco lì che sulla mappa di Trento mi compare quello che vedete, quei colori della mappa di un tempo, dov'era, dove si trova quelle zone che sono raccontate su quella mappa. E mi permette quindi anche di compararle in questo modo. Vedete come il fiume sembra quasi combaciare. Ma non solo, beh, ho questa mappa qua, mi rappresenta il territorio, beh, spesso abbiamo anche delle cartoline, no? E non sarebbe bello avere quella mappa in background dove al click mi compare la fotografia? Beh, sempre la Biblioteca Comunale di Trento ha a disposizione questo sito dove sono disponibili le cartoline del Trentino. E qua, ad esempio, c'è questa fotografia del monumento di Alessandro Vittoria. Ho scelto questa perché nell'anno, vedete, 1910-1920, in cui è stata fatta quella mappa che vi ho mostrato prima. Bene, cosa posso fare? Quell'immagine lì, io la posso scaricare. E a questo punto io so che questa immagine qui si trova su questa zona della città di Trento, esattamente qua in mezzo. Allora, cosa posso fare per fare in modo che compaia una mappa che al click mi mostri quella fotografia? Beh, questo è un altro tool, si chiama UMAP, la tua mappa. È nato intorno alla comunità di OpenStreetMap, ma con OpenStreetMap ha poco in comune, se non il fatto di poter scegliere la mappa in background. Come vedete è software libero, lo potete usare. E altra cosa interessante, vi permette anche di non registrarvi, vi permette di usare le mappe anche senza essere registrati, di farle. E qui cosa faccio? Beh,
vado su Crea mappa, mi si apre questa interfaccia, scelgo la zona dove voglio andare, piazza Alessandro Vittoria, faccio i miei zoom che servono, vado a scegliere il bottone per inserire il punto sulla mappa e ho messo questo punto e qui posso andare a mettere una descrizione. Ad esempio metto statua di Alessandro Vittoria, salvo, chiudo, disabilito la modifica, al click mi compare piazza di Alessandro Vittoria. E quindi in una maniera molto semplice ho creato una mappa in cui ho attribuito quel punto su una mappa e quel punto ha un click, come avete visto, mi fa comparire il nome di un luogo. Quel punto lo posso modificare ancora, posso spostarlo e posso aggiungere delle proprietà. Infatti premendo su quella matitina che vedete sopra il punto blu, questa qui, bene, cosa succede? Ci faccio click, modifico e posso aggiungere delle informazioni. Posso aggiungere una descrizione, posso cambiare la forma, cambiare il colore, scegliere quella che mi sembra più carina come immagine, che può essere una palla, una goccia, come vedete stanno cambiando l'immaginetta che c'è a fianco, e quindi iniziare a definire meglio tutto quanto, aggiungere anche un'iconcina tra quelle disponibili, poi in realtà si possono anche aggiungere altre icone, e nuovamente, quando io ho fatto tutto il mio lavoro, questa immaginetta, questo piccolo punto che ho messo sopra, già dice qualcosina in più. Oltre ad usare un colore diverso, e come vedete è piazzato nel mondo, perché io posso spostarmi con la mappa e mi trovo in qualsiasi parte del mondo per poterlo vedere. Se avete notato, posso aggiungere altre informazioni. Allora, c'è questa immaginetta qua che vedete quando io vado a chiedere le funzioni, questa immagine qua delle formattazioni testo mi dice delle cose carine, mi dice che quel testo che ho scritto, attraverso questo linguaggio che magari fa un po' paura, ma non fa così paura, si chiama Markdown, insomma guardiamo ad esempio la prima frase, asterisco per l'italico, vuol dire che se io scrivo una parola e la metto con un asterisco davanti e non alla fine, quella parola apparirà in italico. Beh, in mezzo a tutte queste trovate anche immagine, e trovate questa cosa qua, c'è scritto immagini, due punti, due volte aperta parentesi graffa, indirizzo dell'immagine, chiusa la parentesi graffa due volte. Questo cosa vuol dire? Che oltre a che poter rappresentare il testo secondo la formattazione che ho fatto, mi permette anche di andare a recuperare un'immagine e metterla lì. Allora, vediamo come. Semplicemente qua dentro ho scritto posizione della statua, che è il testo che ho scritto prima, e parentesi graffa, questo indirizzo è un po' bruttino, ma è perché l'immagine si trova lì e comunque la recupero andando sul sito, e ancora qua provate a immaginare quante cose stanno imparando i vostri studenti, imparare a come rappresentare l'informazione, a come è strutturata una pagina web, e fatto quel lavoro lì, bene, una volta che è stato inserito, lo vedete qua, a questo punto, al click, quello che succede è che compare la mappa. Mi compare la mappa con la cartolina, esattamente quello che volevo fare, semplicemente andando a modificare quegli attributi. E quindi adesso abbiamo fatto il nostro primo pezzo, quindi abbiamo una mappa che recupera le cartoline antiche, però non sarebbe bello riuscire a cambiare quello sfondo? Allora, se andate a vedere, facendo clic lì sul bottone di destra e andando a scegliere quella specie di wafer, io dico, ci sono tante mappe che si possono usare di sfondo, ad esempio ne è questa. Questa qua è uno sfondo di mappa, e se andate a vedere mi permette anche di personalizzarle. Semplicemente andando a scegliere quella rotellina lì, vado a scegliere uno sfondo personalizzato e mi dice che devono essere fatte in un certo modo, come devono essere fatte in questo modo qua. Schema supportato, allora mi rendo conto che, insomma, sembra una cosa brutta quella che c'è scritta lì, che non è proprio facile, e sicuramente tra tutte le cose che vi ho detto finora non vi siete accorti che in MapWorper c'è anche quello. C'è questo schema qua, vedete, c'è un indirizzo, poi ci sono questa Z, questa X e questa Y. La Z cos'è? È l'altezza. La X e la Y sono le righe, le colonne. Con quello schema lì, dato che, come vedete, MapWorper, oltre a che farmi il file KML che abbiamo visto prima, mi fa anche quello schema lì, beh, mi fa un regalo. Perché quella mappa che ho visto prima, ora posso andare a sostituire l'informazione dello sfondo personalizzato. Appena inserisco l'indirizzo della mappa, ecco qui che come sfondo ottengo la mappa di Cesare Battisti del 1915. E me la trovo come sfondo. Allora, nuovamente, quella piccola iconcina che ho messo prima con informazioni sulla statua è visibile al mondo
e posso arricchire quella mappa che ha fatto Cesare Battisti in quel modo. Inoltre, andando a premere quel bottone che vedete sulla sinistra, quella specie di simbolo di minore, in realtà vuol dire condividi, share, praticamente quella mappa che ho creato mi regala quel codice che vedete in alto a destra, con cui posso andarla a inserire in altri siti. Questo è potente. Sto portando il lavoro che ha fatto una persona, o un gruppo di persone, nel 1915, lo sto rendendo fruibile al mondo e lo sto arricchendo con altre informazioni in cui la persona che l'ha creata, in questo caso io, ma può essere anche tranquillamente uno studente, ha imparato a riconoscere una mappa antica, ad andare a vedere delle foto antiche, di andare a piazzare nel posto giusto, conoscere la città, vedere come la città è cambiata, conoscere la storia, e poi da qua l'insegnante può muoversi anche in tante direzioni. Adesso lascio ancora qualche zoom qua, perché una cosa che mi diverte di questa mappa è che nel 1915-30 era impero austro-ungarico, la mappa in italiano. In più, andandola a guardare, ma queste sono curiosità che poi nascono guardando la mappa e vedendo che succede, si scoprono che alcune vie che si sono aperte, come via Giuseppe Garibaldi o via Cavour, non ci sono su quella mappa, ma per ragioni storiche. Eravamo sotto l'impero austro-ungarico e questi sono eroi dell'Italia. E se però tutto quel meccanismo un po' complesso che abbiamo visto prima, perché vorrebbe dire prendere un punto alla volta e cambiarlo, volessi farlo in maniera un po' più automatica, quindi adesso mi rendo conto che facciamo un po' un passo un po' più avanti, però impariamo anche a mettere storia, mettere rappresentazioni, raccogliere, ma potremmo fare anche qualche lavoro in più, come questo qua, quello che vedete è un foglio di calcolo che molti studenti imparano, incontrano nel loro percorso. E questo foglio di calcolo, come vedete, sono andato a strutturarlo così, ho messo il titolo della fotografia, ho recuperato la latitudine e longitudine e ho messo l'indirizzo della fotografia. Come ho recuperato latitudine e longitudine? Ci sono tanti modi. Quello che vi mostro, che è il più semplice in assoluto, è quello di andare su un sito tipo OpenStreetMap, posizionarsi nel posto che serve, premere qua sul bottone che vedete c'è scritto 1, a questo punto qua sopra c'è un indirizzo e qua sopra abbiamo la sequenza di latitudine e longitudine. Quindi prendo quei numeretti e li vado a mettere nel mio foglio di calcolo. Ho creato questo foglio di calcolo. Questo foglio di calcolo, in questo caso qua, perché ho usato Google Spreadsheet, è online, però potrebbe essere anche tranquillamente il vostro LibreOffice, potrebbe essere tranquillamente anche il vostro Microsoft Office. Posso esportare il file in CSV, oppure qualcosa un po' più complessa, ma qui lo dico e non voglio perdere troppo tempo a raccontarvelo, a meno che ne arrivano domande, posso pubblicarlo sulla rete e quindi prenderlo in automatico. Ma fermiamoci al fatto che vado a creare un file CSV, e anche qui provate a immaginare quante cose stiamo raccontando partendo da una mappa che abbiamo trovato in biblioteca. Bene, quel file lì lo posso caricare, infatti qua come vedete c'è scritto sfoglia, seleziono il formato CSV, dato che ha il campo latitudine e longitudine, magia, tutti i punti che avevo disegnato nel mio foglio di calcolo adesso appaiono sulla mappa. Voglio fare in modo che quei punti diventino dei punti con cui posso interagire. Bene, faccio il lavoro che ho fatto prima, quindi adesso vado però a modificare in questo caso il layer, cioè vuol dire tutta la lista dei punti, e a questo punto vado a modificarli in maniera generica, nel senso che le regole che do valgono per tutti. Allora, rivediamo. Modifico il layer. Modificato il layer, in questo caso mi concentro su quelle che sono le proprietà di interazione. E nelle proprietà di interazione trovate questa frase qua che dice template del contenuto del pop-up. Quindi vuol dire come vado a formattare quello che accadrà al click. E cosa posso fare? Allora, vedete, qua sotto c'è le stesse cose che abbiamo visto prima, la formattazione del testo, eccetera. Ma sopra ci sono le proprietà dinamiche, che vuol dire che se scrivo tra parentesi graffe solo una volta, quindi il nome di una delle colonne, quelle che abbiamo creato, il titolo, latitudine, longitudine, l'indirizzo della fotografia, bene, queste vengono lette in maniera dinamica, vengono lette da quel file, da quella banca dati, anche se banca dati è un po' esagerato come tema, però da quella tabella. Vengono lette da quella tabella e nuovamente ecco qua che inizio a fare cosa? Cancelletto titolo vuol dire scrivi maiuscolo, titolo vuol dire scrivi il titolo, e come vedete ho messo 3 volte la parentesi graffa. Perché? Perché 2 volte la parentesi graffa mi dà l'immagine, 1 volta la parentesi graffa invece mi dà vai a leggere la colonna. In questo modo qua
dei punti. Fatto è questo, che faccio clic sui punti e questi punti mi mostrano le varie fotografie che sono andato a georeferenziare, andato a raccogliere. Magia, no? Adesso forse sembra un po' complicato, ma non lo è per niente, basta soltanto un po' giocare. Ho fatto apposta a mettere le slide con queste animazioni per darvi la possibilità di poterle vedere in ogni singolo passaggio. Così come abbiamo fatto lì, poi c'è un'altra cosa che possiamo fare, però. Da sempre a quella mappa di Cesare Battisti, io potrei iniziare a tirare fuori delle informazioni disegnandole, no? Per esempio, inizio a tirarmi fuori gli edifici. Mi disegno gli edifici, perché magari vorrei non tanto gli edifici, in questo caso qua, ma anche le strade. Potrei vedere come sono cambiate le strade, potrei fare tutte le mie analisi del caso, posso decidere di usarlo come preferisco. E queste cose qua, e questi dati qua, che vado a generare lì. Beh, questi dati qua li potete usare, perché attraverso il bottone di condivisione avete la possibilità di scaricarli anche in quel formato che abbiamo visto prima, KML, per aprire su Google Earth. Adesso però vi sposto dall'altra parte, vi chiedo scusa se avevo premuto incidentalmente il bottone per passare alla slide successiva, ma ecco qua, e qualcuno potrebbe dirmi, sì, però mi stai parlando di rimanere sempre a casa, oddio, in questi giorni qua forse avremo tante attività da fare a casa di didattica, però se volessi andare sul posto e non ho tanti strumenti, ho solo la carta, cosa mi suggerisci? Beh, c'è questo sito, Field Papers, fogli per il campo. Che succede? Beh, qua voi disegnate queste tre immaginette in maniera molto carina. Succede che io vado su un sito, seleziono un'area, quindi mi muovo su una mappa, quella mappa lì mi genera un PDF, lo stampo, vado sul campo e mi prendo le mie note georeferenziate, cioè scrivo su quella carta. Fatte le mie note, la fotografo e la ricarico sul sito di Field Papers. Quindi mi trovo un foglio che ha sopra delle note che mi sono prese perché sono andato in giro, dico ad esempio questa panchina è rotta o è fatta in plastica, è fatta in legno, la scritta che c'è su questa insegna di questo monumento è questa qui, raccolgo queste informazioni e adesso le voglio prendere. Ecco, questo qua è il paper, il PDF che viene prodotto, e ha queste proprietà, ha questo simbolo qua, questo QR code che penso che ormai siamo abituati a vederlo, no? E questi punti neri. Allora, grazie a queste proprietà, quando lo carico sul server, il server capisce che quel foglio di carta che io ho annotato è esattamente quello che è stato generato quel giorno. E anche se la fotografia non l'ho fatta tanto bene, grazie a questi punti neri lo piazza nel posto giusto. Finisce sul server, e adesso lo vediamo qua, che sembra nel nulla, ma in realtà è in un posto georeferenziato del mondo. E guardate un po' qua ancora questa stringa che abbiamo visto prima. Quella con quella Z, X e Y. Immagino che vi sia accesa la lampadina. Io prendo quello, lo metto dove? In UMAP, ed eccolo qua, che dentro UMAP mi trovo quella mappa come sfondo. E da quella mappa posso andare a recuperare tutte le informazioni che ho fatto prima. Inserisco tutti i punti, premerò il bottone di condivisione, e dal bottone di condivisione andrò a estrarmi il contenuto, andrò a estrarmi il file che ho generato, andrò a generare un file che potrò riusare. Lo potrò usare per un sacco di altri scenari. Oltre a questo, qualcuno potrebbe dirmi, sì, ma e se volessi usare uno smartphone? Se volessi andare a raccogliere i dati utilizzando un telefono? Ci sono tanti modi per farlo, no? Posso anche semplicemente scattare delle fotografie. Scatto una fotografia, abilito il GPS a una fotografia, quella mi rimane, ha le coordinate al suo interno, e in qualche modo, su cui adesso non sto a entrare nel dettaglio, beh, in qualche modo estraggo quei contenuti della fotografia e mi vado ad arricchire la mia banca dati, quello che voglio crearmi, le mie note. Però potrei fare un lavoro anche un po' più divertente. E come vedete questa immagine qua, no? Partiamo da un'idea, una indagine che voglio sviluppare, con un questionario. Questionario che posso sottoporre alle persone, che posso semplicemente scegliere io. Vado a fare la raccolta attraverso lo smartphone e quando raccolto i dati li mando su un server centrale e mi trovo tutti i dati là. Sembra magia, sembra qualcosa di difficile, però alla fine, se ci pensate, non è diverso dallo schema che vi ho presentato prima. Foglio di carta dove disegno, soltanto che anziché esserci il block notes che c'è qua, a fianco c'è uno smartphone, un tablet, e quello smartphone ha qualcosina in più.
Perché ho la macchina fotografica, che posso usarla anche per fare video, che posso anche usare, visto che fa video, anche per registrare l'audio. Posso anche usarlo per prendermi le coordinate del punto. O addirittura posso usarlo anche per leggere un codice barre. Provate a immaginare quante storie potete fare. Uno dei miei carissimi amici, Davide Undertoller, è andato in giro a raccogliere con un microfono le storie degli anziani che raccontavano com'era il quartiere. Ha raccontato queste storie, ha fatto dei video, li ha organizzati su un foglio di calcolo, come avete visto, ha messo il video su YouTube, attraverso UMAP, come avete visto, ha scelto una mappa di sfondo, ha creato i punti, e a quel punto è diventata una mappa dove abbiamo i luoghi dove sono state intervistate queste persone e possiamo conoscere la storia di questi luoghi attraverso gli occhi di queste persone. In questo caso qua, Davide al tempo non aveva usato una software di collezione di dati mobili, aveva usato proprio qualcosa di un pochino più vecchietto, ma sempre valido, un registratore, e si era segnato nelle coordinate su un punto, però questo è uno degli scenari che possiamo andare a fare. E qui cosa possiamo fare? Beh, il questionario lo possiamo comporre semplicemente attraverso questi widget, cioè tutti questi oggettini che vedete, ci permettono di creare il nostro questionario. E una volta raccolto andiamo a prendere i dati. Una delle tante applicazioni che permettono di fare questo, la più famosa e sicuramente quella più aperta, si chiama Open Data Kit. Soltanto che non la mostro questo giro qua, perché ha bisogno di mettere in piedi anche la parte server. Epic Collect invece vi viene dato con tutto. Epic Collect è un progetto dell'università inglese, tra l'altro è sviluppato da un italiano, e praticamente vi offre tutto quello che serve per avere sia la parte client, quello che c'è sul telefono, sia la parte server. E un'altra cosa carina è che è disponibile sia per Android che per iPhone. Quindi che succede? Andate sul sito, vi registrate, e una volta che vi siete registrati vi potete creare un progetto. Il sito, purtroppo l'unica cosa che non mi piace molto di Epic Collect è che richiede un account Google, sto pensando però che le scuole di Trentini hanno già un contratto con Google, però una volta che siamo dentro vi permette di fare, e questo vale soltanto per l'amministratore, mi permette praticamente di inserire il mio progetto. Fatto il progetto, definisco quell'inchiesta che voglio fare, quel foglio che voglio raccogliere con tutte le domande possibili, quindi il luogo, la data di nascita, se servisse. Dico data di nascita perché mi pare un calendario, non è che soltanto scrivo a mano libera. Tutte quelle che sono i vari widget che abbiamo visto prima, tra cui anche GPS, tra cui anche la macchina fotografica. Tutto. Li metto insieme e a questo punto, fatto quel lavoro lì, mi vado a installare l'applicazione di Epic Collect o per Android o per iPhone. Ad esempio, ho fatto un progettino con gli immobili non utilizzati. E a questo punto qua, queste tre schermate che vedete sono l'applicazione. La prima che vedete qua a sinistra è carico l'applicazione e mi fa vedere tutti i progetti che sono pubblici. Se un progetto non è pubblico ma è registrato dagli utenti, metterò le mie credenziali e mi apparirà soltanto quell'oggetto lì. In mezzo a questi vado a scegliere, in questo caso che ho fatto i negozi Sfitti a Trento, ed ecco qua che mi appare l'applicazione dove inizio a raccogliere i dati. Raccolgo i dati e poi, quando ho finito, li mando sul server. E sul server arrivano i dati in formato tabellare. Vi trovate tutte queste cose qua. E queste cose qui, adesso chiaramente non serve che la sappiano tutti. Può semplicemente farlo l'amministratore, l'insegnante che ha lanciato questa cosa. Però ci troviamo tutti i dati che sono stati raccolti. Sono tutti lì, uno dietro l'altro, con anche le fotografie associate. Tant'è che questi dati poi che succede? Beh, li posso già vedere su una mappa, e mi fa vedere dove sono. I dati della mappa vengono dal GPS del telefono. E a quel punto li posso aprire con un foglio di calcolo. Aprendoli con un foglio di calcolo, a questo punto gli scenari si moltiplicano. Posso usare UMAP, come abbiamo visto prima, prendere questi dati e metterli insieme. E quindi visualizzarli sulla mappa. Ed ecco qua nuovamente una mappa di Trento fatta con i dati raccolti con Epic Collect, che usa nuovamente UMAP, ho cambiato la mappa di sfondo, e che mi permette di far vedere quello che avevo raccolto, in questo caso in forma puntuale. Beh, io sostanzialmente tutto quello che ho da raccontarvi ce l'ho qua.
Queste qua sono le risorse che vi ho raccontato, le slide le trovate su questo sito qua, bit.ly/didattica mappe, trovate quello che state guardando, probabilmente l'avete anche visto prima perché quando ho lanciato la presentazione c'era proprio scritto le slide sono qui, MapWorper lo trovate lì, UMAP qua, FieldPaper, EpiCollect. Vi consiglio comunque di andare ad un'occhiata, anche se è un pozzo senza fine, al wiki di OpenStreetMap, perché su wiki di OpenStreetMap trovate di tutto, di più, per tante idee, per giocare con le mappe, per giocare con strumenti. Ok, OpenStreetMap ha un qualcosa di leggermente diverso, se avete bisogno posso anche raccontarvi qualcosa, però è un buon punto di partenza perché è un grandissimo laboratorio da cui nascono tantissime idee e questa storia che vi ho raccontato parte anche con contributi che girano intorno a quel progetto. Se avete bisogno di mettervi in contatto con me, trovate le informazioni qua, quello è il mio indirizzo di posta elettronica, su Twitter mi chiamano tutti in app, o nuovamente il link delle mappe, e qui le persone che, con cui praticamente possiamo, che mi hanno aiutato in questa avventura. Allora, vedo che mi chiedono, c'è Marco che mi domanda, capire quali sono le competenze di base che servono, e dopo posso trovare qualche guida che mi aiuti a partire. Benissimo, questo qua mi sembra una domanda più che corretta. Allora, le competenze di base, come avete visto, e adesso faccio un giro indietro velocissimo su tutte le slide, partendo proprio da quello che è quello da cui siamo partiti, Field Papers, che è qui. La competenza di... No, Field Papers, scusate, MapWorper. La competenza di base su MapWorper, tutto sommato, sta tutta qui, nel avere tanta pazienza ad andare a cercare i punti che ci sono da una parte e dall'altra. Quindi saper usare un mouse, se vogliamo, ma conoscere anche il territorio. E tutto sommato, quello che andiamo a imparare lì, certo, quando poi andiamo a fare delle cose un po' più complesse, come quella che abbiamo visto prima, che riguarda sostanzialmente l'uso del foglio di calcolo incrociato, lì qualche competenza in più serve, ma possiamo fare un passetto indietro? Che competenza mi serve? Quella di conoscere un foglio di calcolo, che è una competenza che più o meno a scuola si impara, che tutti quanti affrontano, e su quella competenza lì possiamo andare poi a svolgere tutto il resto. Guide. Come vi ho detto prima, quella pagina lì, wiki.openstreetmap.org, se mettete dentro tutte le paroline magiche che ho segnato, UMAP, MapWorper, trovate tutta la documentazione in merito. Google poi vi aiuta, ad esempio io ho scritto un tutorial in italiano abbastanza lungo che non ho voluto condividere qua, ma posso aggiungerlo alle slide quando saranno poi rese disponibili, dove sostanzialmente spiego come costruire una mappa con UMAP e un foglio di calcolo online, facendo quel passetto in più che prima vi ho tenuto nascosto, che è quel passetto in più che dice come faccio a rendere l'aggiornamento istantaneo. Sostanzialmente, anziché scaricare il file nel formato CSV, che è un formato come tanti, ma a pubblicarlo direttamente online, quindi avere un indirizzo online, quindi raggiungibile da chiunque, che chiunque può raggiungere, quando lo raggiunge, lo stesso software che vi ho mostrato, UMAP, legge, elabora e mostra. Ecco. Non penso ci siano ancora tante domande, mi rendo conto che sono andato abbastanza veloce. Ah, vedo qua una domanda. Esiste una sorta di motore di ricerca, mi sta dicendo Alice, se esiste una sorta di motore di ricerca per ricevere a mappe dati geografici pubblici? E qui la domanda è vasta, molto vasta, anche perché la risposta è quella più immediata, quella da, diciamo, burocrate della pubblica amministrazione, è quella di andare su questo sito che vi faccio vedere, geodati.gov.it, che adesso arriva. E vedete qua, la ricerca dell'informazione geografica inizia da qui. E qua io posso tranquillamente scrivere il nome di un posto, scrivo Trento, e mi vengono fuori delle informazioni tipo ortofotocarta Trento, limite provinciale della provincia autonoma di Trento, stradario, civico e toponimi del comune di Trento. Però questo qua è un po' per addetti ai lavori. Quello che fa questo sito, che è il repertorio nazionale dei dati territoriali, è quello di andare a recuperare le informazioni dai vari geoportali, vengono chiamati, cioè i server che distribuiscono dati, giusto per
vederne uno, basta che cercate Geoportale, Provincia Autonoma di Trento, lo trovate, che producono i dati geografici che gestisce la pubblica amministrazione. Prima di tutto bisogna capire se questi sono open data, sono dati che possiamo riusare, e qua torna all'immagine che ho iniziato con Cesare Battisti, che si lamentava 122 anni fa che non aveva accesso ai dati, che non riusciva a trovarli, che non gli era dato il permesso. Adesso quel problema lì si sta risolvendo dopo più di un secolo, però è un problema che ancora esiste ancora, anche se su questo sito qua, su geodati.gov.it, questi dati li troviamo. Come vedete ho scritto metadati perché sono i dati che descrivono i dati, sono le descrizioni dei dati, quindi quello che troviamo lì sono appunto queste schede che ci spiegano, però dopo andando a pescare da qui, scavando, ad esempio, ho scritto Trento, stradali, civici, toponimi, Comune di Trento, faccio clic, mi dice che il distributore è Comune di Trento, quando vado a chiedere i dettagli trovo informazione sui metadati associati, e trovate questa parola qua che sembra un po' strana, che si chiama servizi OGC, che vuol dire servizi Open Geospatial, su cui praticamente potrei parlarvi, però non vorrei troppo andare sul tecnico, però sono i servizi attraverso cui questi dati diventano disponibili. Questo è un punto di partenza e trovate tutti i dati che sono gestiti dalla pubblica amministrazione. Se invece andiamo a cercare mappe, allora la cosa diventa leggermente più complicata. Potremmo anche dire che, tornando leggermente indietro qua, che quando ho scritto prima Trento, beh lo scrivo ancora, che ortofotocarta, ad esempio, sono mappe. In realtà sono foto satellitari, anzi foto raccolte con l'aereo in realtà, che sono state rettificate, cioè sono state raddrizzate per poterle vedere come se fossero piatte, e sono disponibili in un formato che si chiama GeoTIFF, che però io lo posso anche aprire tranquillamente con un software come GIMP o Photoshop, soltanto che perdo tutto quel valore che è la parte geo. Ne troviamo tantissime, una cosa bellissima se siete trentini è quella di andare a vedere il catasto astro-ungarico. La provincia autonoma di Trento, attraverso il catasto, rende disponibili le mappe storiche catastali. Un altro punto di partenza che più o meno c'è in ogni regione e provincia è andare su un sito che si chiama dati.nome della regione, in questo caso facciamo trentino.it, che è praticamente un portale dove si trovano tutti i dati che la pubblica amministrazione rende disponibili come open data. Quindi non troviamo soltanto mappe, ma troviamo anche altre tipologie di dati che sono ad esempio le semplicemente delle tabelle, come può essere, che ne so, l'elenco delle scuole guida del Trentino. Qua, se andiamo a inserire catasto, troviamo le informazioni catastali e vedete come mappe storiche di impianto. Su queste mappe storiche di impianto, qui dati e risorse, le mappe storiche, e le andiamo a cercare, ed ecco qua che a forza di suon di clic andiamo a trovare le mappe storiche catastali che sono disponibili. Anche queste qua, adesso ne prendo una a caso, si apre qui un file zip e dentro quel file zip, adesso non vado avanti, troveremo l'immagine della nostra mappa di com'era la città, o com'era comunque la rappresentazione più che la città di quel tempo, perché essendo una mappa catastale non è solo la città ma anche la rappresentazione di tutti i beni che ci sono. È molto bello andare a visitare quelle mappe perché si trovano anche tantissime storie. Altre mappe che andiamo a trovare le troviamo appunto su siti come la Biblioteca Comunale di Trento, che vi ho mostrato, ma non è la sola, o anche semplicemente su Wikipedia. Andando sul sito Commons di Wikipedia, al suo interno troviamo tutto, quindi se andiamo a cercare Commons Wikipedia, perché non ci vedo bene, ecco Wikimedia Commons, la trovate qua dentro e qui potete andare tranquillamente a cercarvi delle vecchie mappe. Tra l'altro, l'applicazione che vi ho mostrato prima, scrivo mappa, vediamo che succede, l'applicazione che vi ho mostrato prima di MapWorper è anche integrata dentro Commons per poter fare quel lavoro di georeferenziazione che vi ho mostrato prima. Quindi dobbiamo andarci a cercare le risorse. Va anche fatta una distinzione sul fatto che mappe vuole dire immagini o documenti che sono diventati immagini. E quindi per dargli i poteri della geospaziali bisogna passare da un tool come MapWorper. Bisogna dirgli in quale punto del mondo si trovano queste mappe. E fate anche attenzione perché troverete delle mappe diverse, perché noi siamo abituati a vedere la mappa orientata verso nord, ma orientata verso nord per ragioni storiche. Troverete delle mappe che sono orientate verso est sempre per ragioni storiche.
per una ragione più o meno simile al motivo per cui le entrate delle chiese sono rivolte verso est. E quindi dopo magari sono un po' in prospettiva, qualcosa è cambiato, sono deformate, magari al tempo non si conoscevano bene alcune cose. Mi ricordo quando ho trovato la mappa di Ischia che era girata completamente, quando ho iniziato a georeferenziarla sono entrato matto, perché era praticamente come se fosse davanti a uno specchio. Ho fatto prima prenderla con un software di grafica e ribaltarla, dopo lavorarci sopra per poterla georeferenziare, e comunque una volta che l'ho fatta avevo tutta scritta a rovescio perché era stata disegnata in quel modo. Quindi ci sono queste mappe storiche, non erano pensate subito per far questo, ne troviamo tantissime comunque, e soprattutto essendo storiche, 70 anni dopo la morte dell'autore finiscono in pubblico dominio. Se già le troviamo un po' più recenti, dobbiamo farci qualche domanda se quelle mappe lì possiamo usarle. Una storia abbastanza carina, che immagino che ci sia in ascolto Alessandro, che anche lui aveva giocato con queste, praticamente... La biblioteca dell'Università del Texas rende disponibile della mappa dell'Italia della Seconda Guerra Mondiale. Andiamo a guardare quelle mappe, troviamo un po' di indicazioni in italiano, un po' di indicazioni in inglese. Beh, sembra che la leggenda sia che sono le mappe dell'IGM, l'Istituto Geografico Militare, che sono state sequestrate dagli alleati durante la guerra, che sono diventate le mappe che hanno poi utilizzato gli alleati per lo sbarco in Italia. Ma essendo che queste mappe qui adesso sono proprietà della biblioteca dell'Università del Texas, quelle lì sono aperte, sono disponibili, mentre quelle dell'Istituto Geografico Militare ancora non riusciamo a recuperarle, se non facendo richieste. Poi probabilmente per fini didattici e di ricerca ci vengono incontro e ci aiutano. Poi spesso e volentieri quando facciamo queste azioni, se ne prendiamo, trasformiamo, diamo valore a questi oggetti storici e potenti. Io tutte le volte che prendo in mano quella mappa di Cesare Battisti, che è stata la prima su cui ho lavorato, mi emoziona pensare che sto recuperando la memoria storica di una persona e la sto rendendo disponibile a chiunque. Scusate, mi sono fermato perché mi hanno appena detto. Allora, Silva, che ti saluto, mi chiede se vogliamo caricare una mappa con gli strumenti mostrati sul sito della scuola, sarà un link o un CSV? No, è semplicissimo, l'avevo fatto vedere prima, ma lo faccio rivedere. Io vado sul sito UMAP, OpenStreetMap.fr, che avete visto prima. In questo caso qua non mi registro, perché potrei registrarmi, il consiglio è di registrarsi. Creo una mappa, ed ecco qua. Vado a scegliere la mia mappa in background, ne scelgo una qualsiasi di quelle disponibili, prendo questa, mi sposto nella zona di mio interesse, oppure vado a fare la ricerca come preferite, arrivo nella zona di mio interesse, vediamo se ci becco, non mi ricordo dove è il liceo, chiedo scusa, inserisco il punto sulla mappa, mettiamo che sia questo, qua dico... vorrei scrivere l'indirizzo della scuola, ma pure che non sia lì, comunque facciamo che posto da visitare, va. Vado a mettere la mia descrizione, bla 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 bla. Nel momento che faccio salva appare questa cosa, adesso probabilmente non la vedete bene, ma appare questa scrittina qua bruttissima, premo chiudi, ma in realtà quella scrittina lì, andando a premere sulla chiave che trovate lì, è questo qua è il link segreto. Cioè, cosa vuol dire? Che chi ha in mano quell'indirizzo lì può riprendere la mappa e riutilizzarla. Se non ho in mano quell'indirizzo lì, niente. L'altra alternativa è registrarsi. Fatto questo, che adesso non è che sia una mappa bellissima, ma posso stare lì a divertirmi, a colorare con l'immagine, premendo su questo bottone qua del condividi, qua c'è questo codice. Questo codice è lo stesso identico codice che avete, non proprio lo stesso identico, però concettualmente la stessa cosa, che si ha quando si fa la condivisione dei video su YouTube. Quel pezzettino di codice lì, se lo prendo e lo inserisco nel sito della scuola, diventa la mappa interattiva da cui posso accedere da altri siti. Tra l'altro, ho la possibilità anche di scaricare queste cose qui. Cosa sono? Il full map data, vuol dire tutti i dati interi, vuol dire che quel progetto che ho già creato lo posso scaricare. Questo diventa utile perché se fate lavorare a squadre gli studenti per raccogliere dei dati, ad esempio quando ho lavorato su quella mappa di Cesare Battisti, l'ho fatto con una scuola, abbiamo diviso la città in due gruppi e c'erano dei ragazzi che ognuno aveva da tracciarsi le sue aree. Quando poi hanno finito, ne abbiamo preso i dati del progetto e li abbiamo condivisi. Con quel full map data lo posso caricare qua dove c'è questa
freccetta che sale, mi viene il progetto esattamente come era prima, con la mappa scelta come sfondo, eccetera. Altrimenti l'altra ipotesi è scaricarli in questi formati. Il GeoJSON è un formato, ma lo scarico, è un formato che viene usato in ambito soprattutto di sviluppo web. Adesso lo sto scaricando e l'avrò lì. Il KML è un formato con cui vi si apre se avete installato Google Earth. Io adesso non posso farlo perché dovrei condividere lo schermo intero, però quando faccio questo file qui e lo scarico, mi chiedo di scaricarlo adesso, e se io cerco di aprirlo, vediamo se mi si apre anche a voi, voi non lo vedete, mi si apre Google Earth a me perché non ho condiviso lo schermo intero. Potrei farlo, ma non voglio evitare problemi tecnici. E a quel punto potete anche mettere sul sito guarda aggiungere a scuola col KML e lo mettete lì, anche perché se lo guardate col telefono il KML, il telefono lo prende, più delle volte le persone hanno installato Google Maps, lo prende, lo apre con Google Maps e poi rimane nella storia di Google Maps. Quindi per assurdo voi potreste fare un elenco di punti, vuoi visitare la mia città? Questi qua sono i punti con le schede che abbiamo raccontato, te lo trovi nel telefono senza aver fatto niente. Poi chiaramente possiamo dare questo indirizzo che vedete in alto, questo indirizzo qua distribuendolo, apre la mappa così com'è, senza la possibilità di modificarla, perché io adesso la posso modificare solo perché sono stato il primo creatore, ma se io cambio computer non posso più modificare quell'indirizzo lì. Tornando qua sul KML, l'altra cosa che vi dicevo è invece il GPX, se volete darlo su quello che è un Garmin, queste cose qua. Avevo aperto il GeoJSON, c'è questo sito che si chiama geojson.io, arrivo qua. Qui se vado a fare open file, vado a prendere il file che ho generato prima, che è questo, adesso scusate perché essendo un fuori onda, cioè non ci avevo pensato a organizzarmi, eccolo qua, il file.geojson, ecco qui che praticamente questo qua è quello che, tutta quella cosa che ho fatto semplicemente facendo un punto, cioè questo punto che io ho fatto qui, questo punto qui, scaricandolo in GeoJSON, in realtà è tutta sta cosa qua. Dove in realtà l'unica cosa che ci interessa sono queste due robe qua, le coordinate. Però come vedete, beh, poi c'è scritto anche posto da visitare, come ho messo prima, e questo che ho messo prima. Facendo lo zoom in, vedete che alla fine la zona è quella che avevo scelto prima. Qui. La cosa interessante è che qui posso fare salva e posso salvarlo in vari formati. Ah, scusate, ho aperto una finestra, non salva. Posso salvare, posso formarlo in CSV, KML, VKT, Shape. Adesso c'è Alice che mi chiede se posso fare una sequenza storica, ossia se io ho questi dati inseriti uno dentro l'altro e ho un numero, e quindi posso fare in modo che la mappa si sposti da una parte all'altra. Sempre usando UMAP si può fare. Si può fare, adesso... posso farvi vedere, però non vorrei farvi impazzire troppo, perché bisogna andare un po' a giocare all'interno delle informazioni. Comunque, se vedete su questa rotellina, questa qua è quella che vi permette di fare, di personalizzare il tutto, no? Perché, ad esempio, opzione interfaccia utente, non voglio vedere una delle icone che ci sono sopra. E addirittura posso anche dire fammi vedere la scala, o non farmela più vedere. Fammi vedere una mappa di orientamento. Potete andare a cambiare l'interfaccia, a fare tutte le cose che volete, se qualcosa che appare là sopra non vi piace. Ma tra queste cose qua, in fondo, c'è questo slideshow. Questo slideshow cosa fa? Adesso, purtroppo, anche perché chi ha fatto il software è un ragazzo francese con mamma sarda e papà corso. Si chiama Yon Boniface. È tanto carino, ma ha scelto un'interfaccia un po' bruttina come colori. Comunque, nel momento che attivo il modo di slideshow, praticamente mi permette, vedete questi bottoni qua sotto, mi permette di definire, adesso devo guardare, però eventualmente mandatemi pure un'email, vi mando un tutorial che si trova, l'ho fatto più di una volta, posso definire un campo di questo mio layer, questo che ho creato qui, perché vedete, quando sono qua, questa è la tabellina, la tabella adesso ha soltanto due campi, che sono nome e l'altro description, io posso aggiungere una nuova proprietà, che ad esempio data, o un numero, ed eccolo lì. A questo punto, quando io vado a inserire, diciamo, su questo qui, modifico l'informazione, vedete che c'è nome, descrizione, e c'è anche data qua sotto. E posso mettere il numero che voglio. Ok? Anche se non fa un controllo del contenuto. Comunque, la cosa carina è che una volta che ho fatto questo slideshow qui,
vado a definire cos'è la data, cioè la data, scusate, il campo che lui deve prendere in considerazione per muoversi, e nel momento che si muove, quando andrò a premere questi bottoni che possono partire o in automatico, vedete, avvio slide show, oppure attraverso questi bottoni qua, che però in questo momento non hanno senso perché ho solo un punto, il vantaggio è che praticamente mi farà vedere tutti i bottoni in sequenza e andrà a fare una sequenza storica. L'unica cosa che magari non posso fare è quello, se per assurdo facessi tutte le mappe del mettessi una mappa del 1960 con le fotografie del 1960 e poi dopo quando passa al 1970 gli vuole far cambiare la mappa di sfondo, al momento questo non è possibile con UMAP. Dico al momento, poi dopo per farlo ci sono anche altri strumenti per poterlo fare. E la mia idea era quella di darvi qualcosa con cui iniziare, molto semplice. Comunque con questo qui potete fare un sacco di cose carine, appunto giocando su queste cose qua, sul slash show, e sulle opzioni per l'utente e anche su queste azioni avanzate che trovate, che sono ad esempio quella di scaricare il dato, no scusate non sono lì, sono quelle di scaricare il dato dall'esterno. Importante invece è questa qua, che questa preferisco spendere due parole, limiti di confine, perché limiti di confine cosa vuol dire? Io adesso posso prendere questo e continuare a dezoomare. E magari non vorrei che la gente continuasse a dezoomare, no? Io vorrei che fosse, rimanesse al massimo in quell'area lì, quindi scelgo questo, utilizzo l'area, aspetta che qua sto sbagliando, limiti di confine, dov'è qui? Limiti di confine, questa qua, vado a dire utilizza l'area in uso, ecco qui, fatto questo, praticamente adesso se io premo zoom meno, voi non ve ne accorgete perché non sentite il mouse che si muove, ma adesso io sposto, lascio e vedete che è come se fosse di gomma, torna lì, perché non mi permette di uscire da quel confine che ho disegnato. Se non ci sono domande, mi si è accesa una lampadina di una cosa che ci tengo a farvi vedere. Se ci sono domande, intanto aspetto. Allora, con UMAP, ho visto una bella domanda, ve la faccio dopo, ve rispondo dopo. Con UMAP, se andate su questo sito qua, ad esempio su Dati Trentino, perché è una cosa molto carina, cerchiamo le farmacie, troviamo il dataset delle farmacie. Facendo clic sulle farmacie, trovate queste informazioni, faccio clic ancora. Questo dataset, adesso vi chiedo di fidarvi, ma lo vedete, ha un campo che si chiama latitudine e longitudine. Cioè, in fondo, qua, dopo un po', appare latitudine e longitudine. Benissimo, questi dati qua, io posso scaricare questo file, quindi salvo il link con nome, lo vado a scaricare e lo vado a caricare in UMAP. Crea una mappa, premo il bottone di carica, scelgo il file, vado a prendere il file che ho generato prima, quello delle farmacie, e lo carico. Ed ecco qua che ho tutte le mie farmacie sulla provincia autonoma di Trento. Mi è venuto in mente perché stavo pensando proprio al discorso di non permettere lo zoom out. Mi scelgo una mappa di sfondo perché quella non mi piace, perché è in francese. E qui praticamente posso decidere le proprietà. Una proprietà è questa qui. Tipo di layer raggruppata. Adesso salvo. Vedete, praticamente fa questa azione qua raggruppata e quindi quando vado a fare un click, adesso scrivo layer 1 perché dovrei andarmi a prendere le proprietà, no? Però mi raggruppa i punti tra di loro. Mi raggruppa i punti tra di loro, al punto che se continuo a zoomare, mi li trovo lì tutti assieme e vedo quante sono le farmacie del Trentino. Ma oltre a tutte queste informazioni che sto andando a fare, eccetera, l'altro aspetto su cui mi posso andare a divertire è anche, ad esempio, adesso lo metto ancora in modalità di modifica, anziché mostrarlo come se fossero dei punti raggruppati, mostrarlo invece come se fossero le mappe di densità. Vedete che adesso è apparso un allone blu, perché mi fa vedere dove c'è la maggiore concentrazione. Me ne torno su quella raggruppata perché mi piace condividere con voi una cosa abbastanza curiosa. Io adesso mi sposto su Trento, vedete, arrivo su Trento, continuo a muovermi su Trento, e a un certo punto mi compare un punto sul fiume. Ma proprio sul fiume. E non è un punto, sono 7 punti. Ora, se volete vi faccio vedere le proprietà di questo, ma quello dove voglio andare ad arrivare a dirvi è che purtroppo questo dataset che contiene le informazioni geografiche delle farmacie è stato creato usando un geocoder. Un geocoder vuol dire, quando voi andate su Google Maps, ad esempio, scrivo il nome e dammi le coordinate.
Bene, i job coder, se non stiamo attenti, quando lavorano, vi danno sempre una risposta. Andranno sempre a darvi una risposta e vi daranno una risposta che può essere giusta o sbagliata. Però vi daranno sempre una risposta. E quella risposta, quantomeno in questo caso qua, ha detto che è Trento, me l'ha messa su Trento, ho utilizzato il fiume come centro della città. E quindi questi qua sono 7 farmacie di cui il geocoder ha fallito in parte, nel senso ha dato una risposta, ma una risposta non corretta del tutto. Dice che sono a Trento, ma non sono a Trento nel posto giusto che volevamo noi. Poi, se vogliamo soltanto sapere che sono a Trento, va anche bene così. Questo qua è anche un altro dei problemi in cui bisogna stare attenti quando ci fidiamo troppo delle macchine, perché è vero, sì, l'intelligenza artificiale, però non le macchine hanno ancora tanto bisogno di noi per diventare più intelligenti. L'ultima domanda che mi era apparsa prima, mi era apparsa appunto da Informatici Senza Frontiere, è se esistono delle mappe dei sentieri di montagna. La risposta è sì, le mappe esistono. Qua sarebbe da aprire tutto un capitolo, ma magari ne parleremo al prossimo evento, se lo ritenete interessante. Parlare di OpenStreetMap. OpenStreetMap è questa mappa che vi ho detto prima, e in OpenStreetMap questa qui è la mappa ufficiale, ma se io premo qua su questo bottone troverò tutta una serie di mappe diverse, le mappe per le piste ciclabili, le mappe dei trasporti, le mappe d'aiuto umanitario, e non sono solo queste. Se io vado su questo sito che si chiama mc.bbbike.org, vi fa vedere tantissime mappe diverse. Adesso ne scelgo una sola. Queste sono mappe basate su OpenStreetMap, questa è la Cycle Map usata appunto per le biciclette, ma qua andate a cercare, ne troverete per tutti i gusti. Ad esempio, Trials Hiking, ecco qua, questa qua che ci serve per andare in montagna. In questo caso qui sono sulla zona di Berlino, basta che mi sposto e ho tutti i sentieri di montagna. La cosa interessante è che questi dati io li posso scaricare. Li posso scaricare e li posso usare ad altro scopo. E voi li state vedendo perché praticamente OpenStreetMap permette di scaricare i dati. Per farvi un esempio, se andiamo su questo sito che si chiama Overpass Turbo, ne facevo oggi con i miei studenti all'università, se scrivo qua amenity uguale BBQ in Trento, in OpenStreetMap i dati sono organizzati dando delle etichette, questa etichetta è amenity e il valore è BBQ, io dico a Trento, io dico esegui, è giusto per far vedere come scaricare i dati, lui lo interroga e questi punti che vedete qua sono i punti dove le persone che stanno contribuendo a OpenStreetMap hanno inserito i punti dove ci sono i barbecue pubblici, dove poter andare a farsi il barbecue quando fa bel tempo, sempre se ce lo permettono. Ed ecco qui i dati che sono stati inseriti. Inseriti là li posso esportare ed usare, e quindi esportando, ad esempio, posso scaricarli come GPX o KML e quindi riusarli. La stessa cosa posso farla inserendo la chiave che ha a che fare con i sentieri. Adesso mi sembra sia Highway Hiking, e a quel punto trovo i sentieri. Se volete avere un'idea delle chiavi, basta andare sul sito che vi dicevo prima, wiki.openstreetmap.org, e qui dove trovate, lo trovate in tantissime lingue, trovate di tutto. Se scegliete Map Feature, qui, con molta calma arriva, perché è molto grande quella pagina, troverete tutta la tassonomia di dati che potete usare per interrogare OpenStreetMap, con i dati che sono stati inseriti dalle persone con la loro volontà di aiutare, di contribuire a questo progetto. E qua sotto basta andare a cercare, scusate, le highway, che sono le strade. Ecco, highway, footway, basterebbe già questo per interrogare Overpass Turbo per avere le informazioni su tutte le strade. Due paroline, visto che ormai mi sono... Due parole giusto, visto che abbiamo toccato il tema OpenStreetMap, quello che vi faccio vedere ora è una simulazione, però, tra virgolette, vecchia di 2-3 minuti, di quello che sta accadendo in OpenStreetMap in questo momento. OpenStreetMap, come dicevo, è un progetto collaborativo, le persone in Wikipedia fanno l'enciclopedia, in OpenStreetMap raccogliamo i dati per fare la mappa del mondo. I dati che avete visto prima, quando ho scritto amenity uguale BBQ, vuol dire dammi tutte le posizioni del barbecue. Cosa vuol dire? Che qualcuno è andato lì sul posto o da foto aerea o facendo una fotografia o usando il GPS o usando i field papers che avevo mostrato prima o usando l'API Collect, ha raccolto il punto, e quel punto lì praticamente che ha raccolto è stato quello attraverso cui poi l'ha caricato su OpenStreetMap ed è diventato un punto disponibile a tutti. Sto vedendo che ci impiega un po', ma tra poco parte, spero, perché se non parte sto facendo una figuraccia, ma non c'è problema.
Questo qua praticamente è Londra, perché praticamente il progetto è partito da Londra 15 anni fa. Quello che dovrebbe fare l'applicazione, che non mi sta aiutando per niente, è quella di andare a scaricare gli ultimi aggiornamenti su OpenStreetMap e farvi vedere cosa sta accadendo, però c'è qualcosa che non sta funzionando. E quindi questo qui è una cosa bruttina. Posso recuperare con una slide se volete, però adesso provo a ricaricarlo l'ultima volta, dopodiché basta. Ancora, se ci sono domande, sono a disposizione. Poi, se questo si muove, bene, se non si muove fa lo stesso, vi dico cosa farebbe. Ci farebbe vedere che un utente qualche minuto fa ha disegnato una strada sulla foto aerea e ha detto che quella strada lì è, ad esempio, un percorso a piedi. Intorno a OpenStreetMap c'è un progetto molto potente che io credo che in uno spazio come Informati Senza Frontiere è opportuno condividere, è questo HOT, Humanitarian OpenStreetMap Team, dove le persone possono dedicare il loro tempo a migliorare la mappa del mondo, e questi dati che vengono raccolti sono dati che sono guidati da progetti di aiuti umanitari. Se vogliamo vedere un attimo quali sono i progetti, andiamo su Task HOT OSM, il task manager di Humanitarian OpenStreetMap Team, dove qua praticamente vi chiedono di aiutare delle persone che hanno bisogno di aiuto. Se andiamo a vedere i progetti da esplorare, vediamo adesso, sono quasi tutti sul Covid, vediamo in queste zone del mondo, come vedete c'è scritto urgente, c'è bisogno di qualcuno che dedichi il suo tempo per aprire questa pagina qua. Entrate in questa pagina qua, serve registrarsi, selezionare un'area di interesse, adesso vediamo se la troviamo, dove è il punto, è qua, giustamente, andare in questa zona qua del mondo, potremmo farlo zoom direttamente lì, selezionare, vedete adesso mi appare l'area, selezionare uno di questi quadratini qua. Questi quadratini qua sono, io adesso mi prendo il compito di riempire la mappa in quel quadrato lì. C'è a disposizione una foto aerea disponibile. Su questa foto aerea disponibile, qua sotto c'è scritto beginner mappers, quindi persone che vogliono iniziare. Quindi se voi appena smetto di parlare, volete iniziare, potete farlo tranquillamente. E praticamente qua sotto vi dice cos'è l'obiettivo che dovete fare, che spesso volentieri l'obiettivo è magari semplicemente quello di andare a ricalcare le sagome degli edifici. Vi racconto questa storia bellissima. Ero alla conferenza internazionale di OpenStreetMap ad Heidelberg, State of the Map. Ero lì con il mio amico Marco Minghini, che lui aveva organizzato con un gruppo di bambini a scuola uno di questi task di HOT, di Humanitarian OpenStreetMap Team. Ho organizzato questo task che l'obiettivo era quello di disegnare degli edifici su una zona di una nazione africana che non mi ricordo neanche più il nome. E lui ha disegnato questi edifici insieme con i bambini, ripeto, anche perché i bambini alla fine non si facevano altro che vedere la foto aerea e ricoprire la sagoma, senza sapere che quello che stavano facendo in realtà era qualcosa che veniva usato da qualche persona nel mondo. Beh, la cosa vuole che Marco, ad Heidelberg, era in camera con il ragazzo americano che era in Africa, che aveva aperto quel task, che aveva chiesto aiuto affinché qualcuno le disegnasse gli edifici. E questo ragazzo americano, appena ha saputo che il lavoro, parlando con Marco, gli fa no, perché sai, io avevo un progetto in questa zona qua e ho bisogno di disegnare dove sono le case per sapere dove sono i villaggi, perché dovevamo sapere dove sono vivo le persone e dove sono le scuole, e dovevamo disegnare le strade per decidere dove andare a disegnare i ponti. Per fare questo ci serviva l'aiuto di qualcuno e abbiamo trovato qualcuno in Italia. E Marco gli ha detto, sono stato io. E questa cosa qua è stata veramente per me emozionante, che loro si sono trovati lì e assieme poi hanno contribuito a questo. È stato anche interessante l'intervento che ha fatto poi questo ragazzo in pubblico, perché ha ringraziato pubblicamente Marco, ma soprattutto anche tutti i bambini che hanno aiutato a fare questo. Vediamo se Show Me The Way funziona, no? Ha deciso di non funzionare e mi spiace. Allora, qua adesso c'è una domanda che magari si sposta un po' più in là. Comunque, quale app per Android per leggere GPX potresti consigliare? Io onestamente non ne faccio largo uso di app per muovermi, però un'app che magari consiglio sono quelle legate al mondo OpenStreetMap. Un'app molto famosa è questa, che è usata anche in ambito di aiuti umanitari, che si chiama Osmand. E praticamente questa qua ci sono affezionato e innamorato per un motivo semplicissimo, perché è successo che mi trovavo
a Cambridge, e a quel tempo si pagava tantissimo il traffico telefonico. Mi trovo a Cambridge, dovevo raggiungere un posto dove avevo questo incontro, anzi più che altro dovevo andare a dormire. Con la mia collega prendiamo un autobus e sbagliamo la fermata dell'autobus perché aveva lo stesso nome, con una differenza che magari qualcuno si chiamava College e l'altro non mi ricordo, comunque era lo stesso nome, e aggiungevo un pezzettino. Sbagliamo la strada, era le 10:30 di sera, arriviamo lì e diciamo, ma cosa facciamo? Era tutto buio. E io prima di partire avevo scaricato Osmand, che Osmand permette anche di leggere GPX, ho scaricato Osmand e avevo scaricato anche i dati di OpenStreetMap della zona di Cambridge. A quel punto ho aperto Osmand e ho chiesto a Osmand di guidarmi verso il punto dove dovevo andare. Era 1,5 km, era anche buio pesto, però mi ha fatto il percorso a piedi corretto, tra l'altro facendomi muovere, non so se siete mai stati a Cambridge, ma la zona universitaria ha tantissimi parchi con dei percorsi in mezzo al parco, muovendomi in questi percorsi in mezzo al parco, e quindi di fatto ho ringraziato, anche se non ne ho mai conosciuto neanche uno, la comunità di Cambridge che ha iniziato a disegnare questi percorsi, perché mi ha portato proprio davanti all'ingresso. È interessante appunto perché questo aspetto dell'offline e dopo anche un altro contributo che ha, che si può partecipare o contribuire a OpenStreetMap. Magari è un po' complessa, ma ce ne sono di più complessa a sto mondo. E l'altro aspetto anche interessante è che di recente mi ha contattato un ragazzo che purtroppo vive su una sedia a rotelle e si era messo a fare un progetto, è partito da solo, un progetto di mappatura degli stalli dei parcheggi, dove andare a parcheggiare l'automobile in modo che un disabile potesse muoversi da solo per uscire con la carrozzina. Facendo questo aveva iniziato a guardare OpenStreetMap, eccetera, poi alla fine insieme alla comunità italiana di OpenStreetMap, insieme ad Alessandro Sarretta, che è responsabile italiano di OpenStreetMap, in OpenStreetMap anche in Italia è rappresentato da Wikimedia Italia, che è l'associazione che è dietro poi anche Wikipedia, e praticamente insieme ad Alessandro abbiamo guidato questo ragazzo e lui adesso usa Osmand per raccogliere questi dati e anche per fare la navigazione per raggiungere i punti. I dati finiscono poi su OpenStreetMap e diventano un bene comune che chiunque può riutilizzare. Ce ne sono tantissime. Io preferisco sempre stare legato al mondo OpenStreetMap per le ragioni che questi dati li posso riusare. E se c'è qualcosa che non funziona, lo posso modificare. E quella modifica porta sempre un vantaggio a chiunque. Vedo se sono domande, se non ci sono, sono qua. Aspetto che Marco mi dica come comportarmi, altrimenti sono pronto a salutare. Allora, se ci sono altre domande, ovviamente noi le prendiamo in considerazione. Nel frattempo Maurizio ha anche dato riferimento mail, per cui sono sicuro che anche in offline ci sarà la sua collaborazione. Direi che se non vediamo altre domande subito, chiuderemo qui. Ringrazio Maurizio per la sua presentazione, che sicuramente ha manifestato parecchio interesse da parte di molti e credo che faccia muovere molte mani sulle tastiere, perché insomma più di qualcuno avrà voglia di fare qualche prova. Grazie Maurizio e invito tutti a diffondere il link, condividetemi i vostri social, nella vostra rete di conoscenze, perché questa roba diciamo che è importante non solo per noi, ma aiuta anche molte persone a procedere in una direzione del digitale utile per tutti. Grazie a tutti. Grazie.